Non c'è la successione, quindi siamo tranquilli per il futuro, non ci saranno altri catturandi nell'immediato, anche se ci ha provato, altro che gamba tesa. Bene, mi ha tolto solo la voglia di ringraziare mia madre, che ho sofferto moltissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma d'altronde ci stanno mamma e papà che se ne sono andati e che vogliamo ricordare tutti, ci hanno avuto un bene straordinario. E come dedicai la vittoria del 99 a mio padre, questa la dedico a mia madre e alla mia famiglia, a mia moglie, tutta la mia famiglia. A me sarebbe piaciuto che state tutti al sole, per quello potete stare di là, perché c'è una ragione, il sole bacia i belli, quindi io... Arrivederci. No, in isolazione. Abbiamo un lavoro grosso da fare, io già una richiesta l'ho fatta e domani spero si possa già vedere che qualcuno sta facendo una cosa che avevo promesso. Non so come farà a farla, ma la deve fare. Nelle prossime ore mi farete vedere insomma chi sono coloro che diventeranno consiglieri comunali, con loro facciamo un lavoro importante, ho intenzione di coinvolgere il più possibile le persone che hanno messo la faccia, erano 164 in questa campagna elettorale, e quindi di starmi vicino e di non abbandonarsi. L'esperienza può essere stata più o meno positiva, ma è stata un'esperienza straordinaria. Io con voi per la prima volta vinco al primo turno. Per me era quasi una tortura questa qua, e quindi si toglie da me anche questa esperienza che volevo assaporare, insomma, perché la città riconoscesse un suo figlio che ci ha dedicato la vita e, come dice mio fratello, che si preoccupa, ma per la salute un pochino ce l'ho lasciata, perché mi sono impegnato per tanti anni soprattutto per la vita sociale. Non so se l'ho fatta nel migliore dei modi, ma spero che si comprenda che a tutto tondo, cioè col mio impegno personale. Quindi a coloro che ci hanno messo la faccia, non ci lasciate, perché siete stati voi gli ambasciatori, coloro che ci avete messo volto, coloro che avete portato la parola, coloro che ci avete aiutato per raggiungere tutte le famiglie. Ho cercato di non fare errori del passato e devo dire, sono stato 7-8 ore a consultarmi e a ripassare un po' il video della memoria di questi giorni. Credo che non abbiamo fatto nessun errore, io sono felice di questo. E vi spiego delle cose importanti. Quello di convincere tutti che avevamo bisogno di tutti e che non c'era qualcuno che stava in Serie A, qualcuno che stava in Serie B, qualcuno che c'era un problema. C'era la voglia matta di ricostruire il paese, partendo da me. Io ricordo il primo incontro a gennaio qui nella piazza e da quel momento è stata una corsa verso di me. Naturalmente ci è voluto un po' di mediazione, ci è voluto attenzione, ci è voluta la capacità critica di non lasciarsi mai andare, mai come in queste circostanze, e lì testimonia la mia longevità politica e quindi pure l'anagrafe, che mi dispiace che l'anagrafe corra, ma quella non si può fermare. Non mi sono arrabbiato una sola volta in questa campagna elettorale e questa cosa mi ha fatto enormemente piacere. Tenete presente che abbiamo insegnato anche l'educazione civica alla nostra città. Con il mio non mettere i manifesti anche la scorsa tornata, gli altri hanno capito che non c'era nessuna guerra di manifesti, c'era solo la guerra delle idee, e purtroppo nelle ultime ore hanno perso le idee e sono andati a sbattere malamente, perché come dicevo io a tutti, guardate che la partita si gioca giovedì o venerdì scorso, negli ultimi 3-4 giorni, e praticamente nella settimana che è appena conclusa c'è stato un impennato del nostro consenso, naturalmente con il contributo di tutti. Adesso noi abbiamo fatto una scommessa di non promesse, però la promessa più grande è l'affidabilità della nostra squadra. Io spero che prevalgano agli egoismi personali, ai particolarismi, l'egoismo di immaginare che questa città la dobbiamo riaccendere, rimettere in moto, ricostruire, rendere vivibile, pulita, ordinata, incominciare a fare le opere, incominciare a levare anche le ferite, che ce ne sono tante. Non vi aspettate che queste cose si possano fare in 3 mesi, 4 mesi, ci vorrà un po' di tempo. Io mi auguro soltanto che gli eletti che verranno in Consiglio Comunale si ricorderanno sempre di una cosa, quello della gente e non quello del personale. Ci rimangono anche delle attenzioni a esigenze personali, di corporazione, di attenzione. Cercheremo di assecondare anche quelle,
però noi dobbiamo lavorare per la città. Io non vi devo dire altro, ho una soddisfazione interna notevole, uomini e donne, giovani e meno giovani, vi ringrazio, siete stati fantastici, portate il mio ringraziamento alla città, è un ringraziamento che spero di ripagare. Infine, ti devo dare notizie, infine un'ultima cosa. Proprio per partire dalla centralità voi troverete il sindaco nella finestra di questo palazzo, a fianco della sala delle statue. Lì sarà la nuova sede dell'ufficio del sindaco, per ricordare la memoria dei nostri morti, la memoria della nostra civiltà, le tante memorie che sono passate nel Palazzo Gaetani. È il palazzo che racchiude tutto ciò che abbiamo di caro e lì dentro sarà il vostro sindaco. Grazie, grazie, grazie. Angelo, grazie anche a te, scusami il prosciutto. Partiti, ci vediamo penso mercoledì, oggi pomeriggio.